Viaggiare in pullman diventa un'avventura per decine e decine di studenti pendolari pozzallesi. Conoscono grosso modo l'orario di partenza, pagano regolarmente il biglietto, ma l'imprevisto è sempre in agguato dietro l'angolo. Una situazione che si ripete già da diverso tempo e che sta adesso portando diversi studenti e famiglie a lamentarsi non soltanto con l'AST per i continui imprevisti che si ripetono con cadenza quasi costante, ma anche con l'amministrazione comunale chiamata dai genitori a provvedere e scendere in campo per trovare una soluzione rapida. Infatti, con una frequenza ormai quotidiana, gli studenti pendolari di Pozzallo che viaggiano verso Ragusa e Modica subiscono disagi dovuti ai continui disservizi tecnici dei mezzi dell'AST. A fronte del costo dei titoli di viaggio non proprio economico, l'AST ripetutamente offre un servizio che lascia alquanto a desiderare. Problemi che hanno quindi, così come richiesto da studenti e genitori, portato il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna a denunciare pubblicamente quanto accade. E di questi giorni, afferma il primo cittadino in una nota in inviata anche alla direzione regionale dell'AST, il verificarsi di numerosi e ripetuti guasti tecnici e mezzi durante il tragitto che ha penalizzato gli studenti pozzallesi, recuperati e trasbordati su altri mezzi e costretti inevitabilmente ad accumulare ritardi per l'ingresso a scuola o peggio per quelli diretti a Ragusa, costretti a perdere le coincidenze e quindi ore di lezioni. Nonostante questa amministrazione sia più volte intervenuta, continua a Matuna nei confronti dei dirigenti dell'AST di Modica, ogni rassicurazione di questo servizio puntuale ed efficace è stata poi disattesa nei fatti. Ad oggi, quindi, nulla sembra essere cambiato, nonostante il prezzo del biglietto resti sempre lo stesso e continui ad essere pagato da tanti studenti che purtroppo, per vari motivi legati all'AST, spesso arrivano tardi a lezione o addirittura saltano l'intera mattinata. Di servizi che ovviamente non interessano soltanto gli studenti pendolari verso Modica o Ragusa, ma anche tantissimi viaggiatori che usufruiscono dei mezzi pubblici per altri impegni. Se da un lato quindi si invita la cittadinanza a usare i mezzi pubblici in sicurezza, dall'altro gli autobus continuano ad essere un mezzo ancora poco affidabile. Si tratta per la maggior parte di mezzi che necessitano di manutenzione ordinaria, ma è fatta regolarmente. Per tali ragioni, il primo cittadino chiede che il trasporto degli studenti pendolari assicurato dall'AST venga espletato con mezzi efficienti e moderni, in grado di coprire le tratte con puntualità per non creare disagi ai viaggiatori e soprattutto agli studenti che con sacrificio raggiungono le loro sedi scolastiche.